Questo programma è offerto da Si ritorna a parlare del cimitero bagherese dopo l'ordinanza sindacale attraverso cui Patrizio Cinque ha ordinato la requisizione per 120 giorni di una parte dei loculi liberi e disponibili nelle cappelle gentilizie, oltre l'utilizzo di tutti i posti liberi in cappelle e loculi appartenenti a tutte le congregazioni religiose. Alcuni cittadini bagheresi, tramite i social network ma non solo, hanno dimostrato amarezza e indignazione. Il disappunto risiede nella mancata pulizia del cimitero. Molti i rifiuti sparsi nelle strade, nelle aiuole, nei marciapiedi e accanto alle fontane del Camposanto. Si tratterebbe di ordinaria manutenzione che però, a quanto pare, non viene portata a termine. La cura del cimitero comunale prevederebbe al riguardo la pulizia delle parti inghiaiate o asfaltate interne al cimitero, avendo cura di raschiare e asportare erbacce, graminacee e così via. Andrebbero svuotati tutti i contenitori posti all'interno del cimitero e nelle immediate vicinanze. Andrebbero pulite le scalinate, i ballatoi, i lastricati dei porticai e i marciapiedi. Si dovrebbe semplicemente pulire e raccogliere i rifiuti, ma purtroppo non appare così semplice per il momento. Erano il terrore delle farmacie e dei negozi di Termini Imerese, ma per fortuna ieri i carabinieri sono riusciti a fermarli, eseguendo 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 giovani monrealesi, già noti alle forze dell'ordine. Nel periodo compreso tra il 3 e il 6 giugno, i malviventi in questione hanno consumato una serie di furti ai danni di 2 farmacie e di 3 attività commerciali. Secondo una prima analisi, i giovani prediligevano le farmacie in quanto utilizzavano il sistema scorrevole di aperture delle porte di ingresso, molto più semplici da forzare. Nel caso in cui, però, gli esercizi commerciali presentassero le saracinesche, i malfattori erano pronti a scardinarle piegandole, non esitando neanche nel spaccare le vetrate dei negozi. Fortunatamente, i militari sono riusciti a porre fine alle azioni di questi 4 balordi, che adesso dovranno fare i conti con gli arresti domiciliari. Gangi, paese delle Madonie, eletto il più bel borgo d'Italia, ha messo in vendita molte delle abitazioni del centro storico, che ormai si trovano in disuso ed in condizioni precarie. Il sindaco Giuseppe Ferrarello, del comune Madonita, che conta circa 7.000 abitanti, per recuperare molte dimore diroccate e rimediare allo spopolamento che affligge la zona, ha fissato il costo al simbolico prezzo di 1 euro. Le condizioni per l'acquisto sono molto semplici. Una volta effettuato il pagamento simbolico, i compratori devono versare una caparra di 5.000 euro, che garantisca le loro disponibilità economiche. I lavori di restauro, il cui costo complessivo si aggira attorno ai 35.000 euro, devono poi essere realizzati entro 5 anni, termine entro il quale le case devono risultare abitabili secondo le norme previste dalla legge. Le case in vendita sono circa una ventina, per lo più diroccate, ma sembrano andare letteralmente a ruba, dato l'afflusso di compratori giunti da tutta Italia, ma si registrano anche interessamenti di cittadini di altri paesi. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai?
Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Sui recenti interventi della polizia e dei vigili urbani al mercato della Vucciria a Palermo è intervenuta l'associazione Vivo Civile, che ha contribuito alla stesura dell'ordinanza comunale sull'intrattenimento e la somministrazione. In città si rafforza la legalità e la presenza delle istituzioni e di questo siamo grati alle forze dell'ordine. Ciò che fa rabbia ora è apprendere dai social network che tanti locali importanti approfittano dello spiegamento di forze nelle zone a rischio per continuare a fare i propri comodi, creando disagi ai residenti e facendo concorrenza sleale ai gestori rispettosi della legge. Ricordiamo che lo scorso anno, nelle more del ricorso al TAR, nessuno di noi ha violato la precedente ordinanza, subendo danni pur di rimanere dalla parte della legalità. Auspichiamo che tutti rispettino l'ordinanza, consapevoli che chi oggi se ne fa beffa addirittura vantandosene, si pone al di fuori delle regole e quindi sullo stesso piano degli abusivi, per non dire su un piano inferiore. Con l'ordinanza numero 22 del 7 agosto 2014, il sindaco Patrizio Cinque ha vietato l'utilizzo dell'acqua per uso potabile in uscita dal serbatoio vecchio in contrada Scottolanza. Il divieto si rende necessario a seguito della nota inviata dall'ASP, azienda sanitaria provinciale, dalla quale si evince che da controlli effettuati l'acqua prelevata dal serbatoio vecchio non corrisponde ai parametri microbiologici, producendo risultati non conformi agli standard. Sono state disposte ulteriori verifiche, estendendo i controlli anche in altre zone di distribuzione dell'acqua. Un ficarazzese svetta sul tetto d'Italia. Si tratta del giovane Gaetano Tortorici, nuotatore di 10 anni che l'8 giugno scorso ha conquistato il titolo nazionale nel 50 a rana a Catania col tempo di 43,90. Ma il piccolo Gaetano va forte anche nello stile libero, dato che ha conquistato anche il bronzo nella categoria con un ottimo 36,30. Ma i successi del giovane nuotatore non si fermano qui, dato che a Caltanissetta nel 31 maggio si è laureato campione regionale con il suo tempo record di 42,60. Per Gaetano, che si allena nella piscina Idra di Villabate, si tratta di risultati fantastici, ma ottenuti solo grazie al suo duro impegno e allenamento, che conta 2 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Ma il giovane sportivo non trascura neanche lo studio a scuola e frequenta anche un corso d'inglese. Da tutto lo staff di Canale 8 va un grosso in bocca al lupo e l'augurio di festeggiare tantissime altre vittorie anche fuori dai confini italiani. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione, con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni
ricorrenza, un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. L'Associazione Turistico-Culturale No Profit Terra del Sole, in collaborazione con Vivere Società Cooperativa Sociale, entrambe di Bagheria, ha proposto per giorno 8, 9 e 13 agosto l'itinerario già collaudato e apprezzato delle grotte a mare, da Porticello ad Aspra. L'incontro con i partecipanti è previsto per le ore 9.30 a Porticello, al Mercato del Pesce, dove sarà ad attenderli l'accompagnatore, con partenza alle 9.45. Il rientro è previsto per le 17.30 circa. Il pranzo, preparato da un noto servizio catering di Bagheria che usa solo prodotti prettamente del territorio e del sud in genere, sarà servito a bordo. I tour, a causa di condizioni meteorologiche avverse, potranno essere rimandati ad altra data. Oggi, 9 agosto, in contrada Pianotresca, la città di Balestrate sarà teatro del torneo di calcio a 5, denominato Primo Memorial Giuseppe Bommarito. L'evento, organizzato per la commemorazione dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Bommarito e di tutte le vittime della mafia, vedrà affrontarsi 6 squadre in rappresentanza degli apparati statali, ovvero magistratura, arma dei carabinieri e polizia di Stato, e dell'associazione Giuseppe Bommarito contro le mafie, promotrice dell'evento. In particolare, la squadra dei magistrati delle procure di Palermo e Trapani sarà capitanata dal dottor Marcello Viola, procuratore capo della Repubblica di Trapani, mentre la squadra del commissario di Polizia di Stato di Partinico sarà guidata dal dottor Manfredi Borsellino, dirigente del commissario di Polizia Statale di Cefalù. L'arma dei carabinieri schiererà invece 3 formazioni: la squadra del gruppo carabinieri di Monreale, capitanata dal comandante dell'omonimo gruppo Pierluigi Solazzo, nonché le squadre delle compagnie carabinieri di Partinico e di Corleone, capeggiate rispettivamente dal capitano Marco De Chirico e dal capitano Bernardino Chirico, comandanti dei rispettivi reparti. Questo programma è stato offerto da tutto lo staff
del sito numero uno in Italia, ossia ilmeteo.it, augura a tutti voi un buon fine settimana. Previsioni per sabato 9 agosto. L'anticiclone africano Polifemo riscalda e soleggia il centro e il sud, mentre al nord ancora qualche rovescio o temporale. Ecco il dettaglio. Al nord molte nubi vanno ad interessare i settori alpini e prealpini del nord-ovest, per poi raggiungere nel corso del pomeriggio anche il nord-est. Rovesci sparsi e locali temporali su tutte queste zone, sin sulla pianura veneta e localmente sulle zone centro-settentrionali dell'Emilia-Romagna. Fenomeni spesso alternati, comunque a schiarite soleggiate. Raggiungiamo il centro, qui l'alta pressione Polifemo garantisce un'altra giornata soleggiata e con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, clima caldo molto gradevole. Raggiungiamo infine il meridione, anche qui il tempo sarà veramente ottimo con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso e l'ampio soleggiamento caratterizzerà tutte le regioni. I venti soffiano tutti debolmente e da direzioni variabili. Per concludere uno sguardo alle temperature. Durante la notte avremo un leggero aumento dei valori termici che saranno compresi tra 17 e 23 gradi su tutte le regioni. Anche di giorno prevediamo degli aumenti e quindi al nord ci attendiamo 25-31 gradi con valori leggermente più bassi sul Piemonte, tra 29 e 33 gradi al centro e al sud. Benissimo, l'aggiornamento finisce qui. Domenica Polifemo conquisterà tutta l'Italia con tanto sole e qualche pioggia solo sulle Alpi. Una buona giornata a tutti voi da ilmeteo.it. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 9 agosto, si festeggia Santa Teresa Beata della Croce, Vergine Patrona d'Europa. Teresa è un nome di origine incerta, molte delle ipotesi lo riconducono alla lingua greca, a termini come teros, estate, terizzo, mietere o terao, cacciare, ma anche al nome di Terasia, un'isola dell'arcipelago di Santorini. Dice il proverbio, meglio darsi da fare che stare a sbadigliare. Sono nati oggi Melanie Griffith, Whitney Houston, Filippo Inzaghi. Il 9 agosto 1173 a Pisa iniziano i lavori di costruzione della torre. Dureranno oltre un secolo per i problemi strutturali che si presentarono subito. La torre pendeva. Il 9 agosto 1986 ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury durante il loro Magic Tour. Infine, il 9 agosto 1993 muore a 78 anni Elena Fabrizi, l'attrice simbolo della Roma popolaresca, sorella dell'attore Aldo Fabrizi, amatissima dal pubblico e conosciuta da tutti come Sora Lella. Erasmo da Rotterdam ha detto: «Non si gode a possedere qualche cosa senza compagnia». Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 9 agosto. Ariete, agite con prontezza e tirando in ballo la fantasia che non vi fa mai difetto. In questo modo vivacizzerete una giornata altrimenti spenta. Niente all'orizzonte che parli di novità o di situazioni in evoluzione, non resta che inventarsi qualcosa. Toro, Luna e Giove continuano a favorirvi e potete anche contare sull'ombrello protettivo di Marte e Venere che sostengono i vostri affari di cuore. È davvero poco il tempo che sottraete alla vostra vita affettiva. Siete davvero innamorati cotti? Gemelli, inutile tergiversare, la situazione non è delle più esaltanti, perciò non resta che rimboccarsi le maniche e scendere nell'arena. Coraggio, la cosa migliore da fare è chiamare a raccolta tutto il vostro proverbiale buonsenso e adoperarlo. Cancro, i pianeti vi riservano un trattamento a 5 stelle, con la Luna amica dalla Vergine e in ottimi rapporti con Marte e Giove, cosa chiedete di più? Il lavoro vi serve delle soddisfazioni che inseguite da tempo e anche in amore c'è tanta armonia. Leone, tanta quotidianità, qualche contrattempo e anche probabili screzi con un familiare. Come vedete le prospettive non sono molto incoraggianti, non dovete darvi per vinti, avete l'inventiva e la forza d'animo necessarie per limitare i danni. Vergine, tanti gli influssi astrali che si addensano sul vostro cielo e tutti favorevoli, la Luna nel segno oggi intreccia fitti scambi con Venere, Marte e Giove e vi rende protagonisti indiscussi della scena zodiacale, in poche parole chiedete e vi sarà dato. Bilancia, niente di nuovo per quanto riguarda il vostro panorama astrale e data la situazione piuttosto delicata non si tratta di una gran notizia, l'ambito che vi dà le preoccupazioni maggiori è quello della famiglia che è fonte di complicazioni. Scorpione, potete continuare a dormire sogni tranquilli, la Luna ancora è in fissa in
un congeniale segno di terra vi garantisce una giornata scorrevole. Qualche intoppo sul lavoro mettetelo pure in conto, ma non sarà niente, per cui vale la pena di scomporsi. Sagittario, la situazione delicata vi rende nervosi e a tratti aggressivi. Cercate di calmarvi, avete bisogno di raccogliere e riordinare le idee. Tutto questo nervosismo oggi potrebbe costarvi molto caro, soprattutto sul piano degli affetti. Capricorno, la Luna, Venere e Saturno formano un bel terzetto deciso a spazzare via ogni problema e difficoltà fin troppo scorrevole per i vostri gusti. Sbrigati gli impegni in un battibaleno, oggi avete tanto tempo da impiegare come preferite, che lusso. Acquario, alcuni pianeti vi ignorano, altri come Mercurio e Saturno vi fanno la guerra. L'avrete già capito che la vostra situazione ancora non decolla. Tra beghe di lavoro e grattacapi di natura personale, oggi non avete tempo neanche per respirare. Pesci, ancora un piccolo sforzo e poi la strada sarà di nuovo in discesa. Ma non è facile convincervi quando decidete di mollare, non sentite ragioni, il lavoro vi dà problemi, la famiglia anche, vi sentite sopraffatti e incapaci di farcela da soli.